Alcune buone occasioni sciupate, tanta buona volontà e la solita dose di sfortuna, ma anche altri errori incredibili in difesa. Si può spiegare anche così il terzo KO casalingo stagionale del Pescara, che scivola ancora in classifica. Il 2-1 con i piemontesi all'Adriatico certifica a questo punto una crisi che non può non preoccupare alla vigilia della gara di Crotone. Nel match che doveva segnare la svolta dopo un mese e mezzo senza vittorie, il Delfino perde ancora al cospetto di una squadra che ha soprattutto approfittato dell'ennesima giornata nera del settore arretrato. Gettare però la croce addosso solo a Mazzotta e ai compagni di reparto non sarebbe neanche bello e giusto. Importante però chiedersi cosa stia accadendo al Delfino, formazione che non vince ormai quasi da due mesi. Biancazzurri in campo con l'ennesima formazione nuova, il Novara con il solito schieramento di corazzieri e con Gonzales unica punta. Sugli spalti 7.000 spettatori con qualche vuoto di troppo. Al terzo viola si fa vedere con un tiro violentissimo dai 25 metri che costringe Fiorillo al salvataggio in calcio d'angolo. Al sesto arriva la risposta biancazzurra con un colpo di testa di Memusciai che sugli sviluppi di un corner mette di testa sopra la traversa. Ma all'ottavo su un calcio d'angolo e Corazza di testa a saltare più in alto di tutti e a colpire di testa indisturbato mettendo la palla alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Il Pescara reagisce con rabbia e al dodicesimo la Padula in area tira e poi viene forse sgambettato da Da Costa dopo un rimpallo con Pezzuto di Lecce che lascia però proseguire fra le proteste biancazzurre. La dea bendata non aiuta il Delfino che è pericoloso anche al quattordicesimo con Benalì che in area novarese chiama Da Costa al miracolo con i piedi. In favore di Vento i ragazzi di Oddo attaccano ma rischiano lasciando spazi alla formazione ospite che fa correre un brivido al ventesimo ai tifosi biancazzurri con un colpo di testa mancato in area da Gonzales che non riesce ad incornare. La gara è aperta e vede attacchi dall'una e dall'altra parte con il Pescara che trova il meritato pareggio al 28esimo con una punizione capolavoro di Caprari che lascia di sasso Da Costa rimettendo così il match in parità per l'ex romanista. Si tratta della decima rete stagionale. Il Pescara continua ad attaccare al 34esimo e Torreira con un tiro potente a scheggiare la parte esterna del palo della porta novarese. La ripresa ricomincia con gli stessi 22 che avevano concluso la prima parte di gara. Al quarto c'è un'ottima opportunità per Torreira che solo davanti a Da Costa alza sopra la traversa, ma il Pescara commette degli errori incredibili e così all'ottavo Mazzotta regala un pallone facile ad Evacuo che non sbaglia riportando in vantaggio la propria formazione. Per la difesa del Pescara prosegue il momento da dimenticare con gli ospiti poi bravi ad addormentare la partita. Al quarto d'ora arriva anche l'ennesimo infortunio di coda che deve lasciare il campo a Zuparic che torna a far coppia con Fornasier al centro. Intanto trascorrono i minuti e per il Pescara che continua ad attaccare si avvicina così lo spettro di una nuova amarezza con Oddo che getta nella mischia anche a Costa al posto di Caprari. La squadra di Marco Baroni si chiude ancora più con Dell'Orco che al 36esimo rischia l'autorete prima del tiro alto di Benalì. Si arriva così nei minuti finali quando al 43esimo Gianluca Lapadula alza sopra la traversa davanti a Da Costa, poi 5 minuti di recupero e un KO che lascia davvero da pensare alla vigilia della trasferta in casa di un Crotone ferito dalla battuta d'arresto di Brescia. Purtroppo, come anzi oggi più di altre partite, abbiamo dominato in lungo e largo, abbiamo creato, abbiamo sempre giocato, però purtroppo due mezzi tiri ci hanno fatto due gol. In questo momento c'è grande fragilità difensiva intesa come nel momento in cui difendi, perché insomma il primo gol c'era tutta la squadra in area, non c'erano solo i difensori. E paghiamo pesantemente questi errori che ci condannano, perché poi insomma la squadra mette veramente tutto per far bene, ma è un momento un po' così. La squadra gioca, cioè, insomma, io sinceramente penso che voi condividiate che la squadra gioca, ci prova fino all'ultimo e fa anche un buon calcio. Purtroppo paghiamo veramente, oggi siamo stati anche molto più equilibrati perché non abbiamo preso contropiedi, non abbiamo preso nulla. Due palle cadute in area e abbiamo preso due gol. Il Novara ha fatto una buona partita contro una squadra forte, difficile da affrontare. Siamo stati bravi, abbiamo chiuso le filtranti centrali, abbiamo tenuto le linee strette, li abbiamo messi nelle condizioni di non di perdere, di potenziare un po' il loro potenziale offensivo, la linea alta. Tante volte gli avversari sono andati in fuorigioco e abbiamo costruito la prestazione, la partita, la vittoria su questa prestazione che avevamo preparato come... La palla inattiva non è una casualità, l'abbiamo voluta muovere in quella maniera perché loro tendono a perdere un pochettino di attenzione sulla palla mossa.
Ci prendiamo questa vittoria, siamo contenti perché in virtù anche dei risultati che stiamo vedendo, oggi questa vittoria fatta a Pescara per la mia squadra è fondamentale. Ripeto, io stasera mi fermo qui perché ho degli amici, io volevo far bene per il Novara e basta, per la mia squadra. Poi non c'è nessun altro sentimento, credetemi, è la verità. Tornerebbe un giorno ad allenare Pescara, mister? Facciamo un in bocca al lupo a tutti, un saluto ai tifosi.